Bernardino Sani, sono l'amministratore e l'enologo di Argiano. Ho iniziato a lavorare in questa magnifica tenuta nel 2012 e ci troviamo nel cuore della cantina di Argiano, nella cantina storica rinascimentale. La tenuta di Argiano ha una storia lunghissima qua a Montalcino, così come adesso la villa di Argiano è del 1580 e da quell'epoca è sempre stata una fattoria fortificata adibita alla produzione di vino. E è stata una dei principali produttori di Brunello fin da subito, una delle poche famiglie che si unirono a Biondisanti alla fine dell'Ottocento, incominciando a far Brunello di Montalcino. È stata una dei 25 fondatori del Consorzio del Brunello nel 1967 e continua ad essere una delle grandi cantine storiche di Montalcino. La tenuta di Argiano al giorno d'oggi è composta da 120 ettari di terreno, la maggioranza è bosco, questo è un grande aiuto per mantenere una bella biodiversità. I vigneti sono 58 ettari, di cui 30 di Sangiovese. A partire dal 2012 la tenuta di Argiano ha fatto la scelta di bandire ogni tipo di fertilizzante chimico e di pesticida chimico, siamo diventati certificati produttori di uva certificata biologica a partire dal 2019, abbiamo anche per primi a Montalcino intrapreso un percorso di microzonazione di tutti i nostri migliori vigneti di Sangiovese, iniziato nel 2015, terminato nel 2016 con l'individuazione di 6 microzone particolarmente vocate per la produzione di Brunello di Montalcino all'interno di questi 30 ettari di vigneti di Sangiovese. All'interno del progetto di microzonazione dei vigneti di Argiano abbiamo subito individuato come vigneto estremamente vocato alla produzione di un grande Brunello il vigneto della cosiddetta Vigna del Suolo. La Vigna del Suolo è un progetto che vuole veramente incarnare l'anima di Argiano. Qual è l'anima di Argiano? Argiano a parer mio rappresenta la storia, perché è una proprietà veramente molto antica a Montalcino, rappresenta l'eleganza perché lo stile del castello di Argiano è puro stile rinascimentale, quindi simmetria, eleganza, e rappresenta un grande terroir per fare Brunello di Montalcino. La Vigna del Suolo rappresenta la storia perché è il vigneto più vecchio di Sangiovese che abbiamo ad Argiano, ci sono piante di più di 50 anni di età all'interno del vigneto. Rappresenta l'eleganza perché fin da subito, anche alla cieca, anche in degustazione da botte, ha sempre avuto un profilo diverso dagli altri Brunelli, molto più bilanciato, molto più simmetrico, più elegante in generale. E rappresenta il territorio di Argiano alla perfezione perché è un particolare tipo di suolo dove ci sono delle argille oceaniche molto ricche in calcare e specialmente con le radici che vanno in profondità si può ottenere un profilo sensoriale, un profilo in bocca che è particolarmente diverso dal resto dei Brunelli di Montalcino, di Argiano e del territorio. La Vigna del Suolo 2016 ha un profilo aromatico estremamente pulito, abbiamo cercato di lavorare moltissimo sulla pulizia al naso facendo crescere il più possibile le note fruttate, ma non solo, le note floreali, le note agrumate, una bella complessità al naso. E poi in bocca c'è questa nota salina tipica della Vigna del Suolo, tipica anche del terroir di Argiano, e che rende secondo me il vino estremamente gastronomico, c'è questa salivazione spinta che ti lascia la bocca dopo aver sorseggiato il vino, che rende veramente questo vino un vino molto molto ben accostabile con tanti tipi di cibo. Negli ultimi anni ad Argiano abbiamo cercato di essere estremamente rispettosi verso il territorio di produzione del nostro Brunello e estremamente rispettosi in cantina significa limitare al minimo gli interventi dell'enologo e gli interventi della cantina. In fermentazione cerchiamo di fare un'estrazione precoce utilizzando una macerazione a freddo. Noi al momento dell'arrivo delle uve in cantina abbassiamo le temperature usando ghiaccio secco e cerchiamo di fare una criomacerazione in maniera da non estrarre troppi tannini ma prediligere un'estrazione di colore di frutto e poi una fermentazione
di solito di 10, massimo 15 giorni, nella maggior parte delle annate utilizzando lieviti indigeni, fermentazioni spontanee, non sempre perché dipende anche dalla caratteristica dell'annata. E a seguire per l'affinamento in legno cerchiamo di prediligere legni grandi per il Vigna del Suolo significa botticelle da 10 e 15 ettolitri, per il Brunello classico arriviamo anche a 50 ettolitri, questo perché siamo fra l'altro in un versante di Montalcino piuttosto caldo dove le uve arrivano già ben mature e quindi per l'affinamento in legno prediligiamo un percorso in riduzione e non una microossigenazione che magari si ha utilizzando dei legni più piccoli, ad esempio le barrique francesi. Il tutto per preservare la freschezza del frutto, per non apportare troppo legno al naso e per garantire una freschezza e una longevità del Brunello di Montalcino, che comunque deve essere un vino estremamente gradevole come questo 16 fin dal primo momento, ma deve mantenere quella vivacità che gli permette di affinare a lungo anche in bottiglia.